Buonasera, bentrovati. Allora, stasera con diverse voci, non solo come argomenti trattati con i numerosi ospiti che ci preferiscono e ci onorano della propria presenza, ma anche per la conduzione. Stasera ci alterneremo con il buon Enzo Nicoletti e con l'altrettanto buon Santo Saimbene che esordisce nel programma di stasera gli diamo il benvenuto in bocca al lupo anche a lui dopo averlo dato appunto a Sebastiano Russo la scorsa settimana. Allora, andiamo a iniziare. Gli argomenti stasera sono diversi e vari, quindi state con noi. Apriamo con qualcosa di più leggero, dando il benvenuto alla leggerezza fatta uomo, no? Peppe Venezia, buonasera, grazie di essere qui con noi. Altrettanto Paolo Di Natale e Gaetano Schembri. Gaetano Esatto, Schembri. salve. Benvenuti, grazie di essere qui con noi. Sono le anime in questo momento, diciamo, i direttori artistici, ecco, lo uso al plurale proprio per cercare di far capire di che si tratta, delle varie serate che nel fine settimana animano il Lounge Bar 2.0 di Piazza Falcone Borsellino a Caltagirone. Li abbiamo avuti ospiti la scorsa settimana e cercheremo di seguire nel corso di queste settimane le evoluzioni che intendono intraprendere per affermare ancora di più la presenza di questo Lounge Bar, ma anche per cercare di capire come si muove la movida, ecco, il termine così si comprende di più. La movida, come cresce, quali sono le attrattive del momento che vengono messe in campo, ognuno per la propria responsabilità delle serate che vengono organizzate. Intanto, prima di parlare del prossimo futuro, quindi di questo fine settimana, brevissimamente, se possiamo, col supporto delle immagini, parlare praticamente di come è andata la settimana scorsa. È partito questo tributo, Paolo, di Natale. Sì, il tributo è partito direi molto bene, alla Come grande. si chiama il termine Night of preciso? Tribute. Night of Tribute. Night of Tribute. Off Tribute. Sentendo la regia ci può mandare qualche immagine di queste serate. Prego, E Paolo. niente, la serata è andata decisamente bene, oltre ogni auspicio, praticamente, considerando che era una esperienza nuova Nuova. nel locale. Quindi c'era sempre un'incognita se realmente l'evento potesse andare bene. Io mi ritengo molto soddisfatto assieme a Gaetano della presenza delle persone che hanno seguito l'evento e anche gli organizzatori, il gestore del locale comunque sono abbastanza soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare per questo venerdì. E abbiamo avuto anche un piccolo inconveniente che una band che era prevista per venerdì sera ha dovuto dare forfè all'ultimo minuto perché il batterista aveva la febbre, quindi mi sono dovuto organizzare con un altro gruppo. Infatti abbiamo avuto la presenza del tributo a Elite Fiba dei Desaparecidos, sempre di guarda caso di Barra Franca, che era lo stesso gruppo, la stessa città del gruppo dei Metallica, il tributo Metallica. Questo è il gruppo dei Metallica, Questo no? Che sì. si chiamano? Un attimino perché non. Intanto, Black Cage. Black È Cage. così. Com'è andata la serata? Se nel contempo la regia, quando ritiene opportuno, possiamo sentire magari in ascolto un refrain di questo o dell'Hit FIBA dopo. Sì. Tanto tempo non abbiamo a disposizione. Prego. Allora, io ho avuto parecchie risposte positive da ragazzi che sono stati lì presenti quella sera, mi hanno fatto i complimenti e erano molto entusiasti di questa nuova iniziativa. Considerare che è un'iniziativa nuova, mai fatta a Caltagirone, una rassegna di tributi. Quindi ho anche il piacere di essere il primo, come sono stato anche per un'altra manifestazione che ha avuto parecchio successo in un altro locale, che è il Pub Music Festival, che ci stanno copiando a breve. Vabbè, Comunque, sì. 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 Gaetano, ecco, aggiungi tu qualcosa su Ma questo e sì. poi se c'è qualche immagine del tributo dei Litfiba, magari se c'è la possibilità di ascoltare un pezzettino. Prego. Allora, innanzitutto invito sempre al pubblico di essere presenti, siamo in tanti perché è un evento che è da non dimenticare, quindi seguiteci. Questo venerdì ci sarà di nuovo, si spenderanno due belle band
che è tributo band, una dedicata ai ZZ Top, una ai The Cult, quindi un appuntamento assolutissimamente da non perdere. Di qualità, devo Di dire. qualità, sì. Quindi siamo in tanti e poi ovviamente faccio i complimenti al pubblico perché comunque è stato un successo il venerdì scorso, eravamo in tanti, la gente si è divertita tantissimo, ha avuto un riscontro alquanto non indifferente, quindi è stata una bella serata e ne aspetteranno altre serate di quel del genere, quindi non manchiamo, siamo presenti sul territorio. Gustiamoci questa musica, questa arte, perché Non la ci musica è sono molte un'arte. occasioni, diciamo, No, per perché poi rimangono, appunto, lasciamo il tempo che trova, come si vuol dire. Io ripeto, faccio i complimenti alle band che si sono esibite il venerdì scorso, perché sono stati bravi e qua abbiamo un frontman. Quindi non perdiamo questi appuntamenti, perché la musica ossigena l'aria. La musica non ci deve separare, ma ci deve unire. Quindi faccio un ringrazio a tutti, coloro che si sono spesi, a questi tributi, è da un buon seguito. Allora, va bene così. C'è la possibilità di ascoltare 15 secondi di questo concerto? Se c'è la possibilità, ascoltiamolo. La noia che scava dentro me, eroe nel vento, eroe nel vento, eroe nel vento. Ragazzi, io non so voi, ma qui facciamo sono così pezzi il su. tributo anche ai Litfiba, poi vedremo a ricordare prima della fine, intanto facciamo parlare Peppe Venezia, ricordiamo un po' l'appuntamento di venerdì prossimo, venerdì non so quanto cambiamo, 24 credo che sia. 24 gennaio ci sarà il tributo ai ZZ Top eseguito dai Mama Luisa di Catania e il tributo ai The Cult dei Black Sound, che è un gruppo catanese con Ah, qualche. ecco qui c'è Sì, la. esattamente. L'evento, diciamo, così Gruppo si chiama, catanese con no? un elemento pure di ramacca. Perfetto. L'inizio alle 21:30 il concerto, ma mi pare che avete iniziato con delle offerte particolarmente allettante per quanti potranno avvicinarsi al punto zero, già dalle 20:30 in poi ci sarà una specie di happy hour, no? Sì. Ecco. Niente, praticamente per invogliare anche le persone ad essere puntuali All'inizio del all'inizio del concerto, dice. concerto, perché è un peccato perdersi una parte dell'esibizione, noi invitiamo tutti già dalle 20:30 in poi a recarsi al punto zero lounge bar in via Piazza Falcone Borsellino, in piazza Falcone Borsellino numero 3, e degustare l'happy hour, così già si trovano sul posto e si guardano tutta Tra l'altro l'esibizione. vantaggioso, troverete poi Sull'evento sull'evento che sarà su Facebook Facebook e lanceremo un compagnia. po' tutta l'iniziativa. Vabbè, Peppe Venezia, allora, il tuo sabato invece com'è andato? Con il Daniele Dignino, intanto ti ringrazio della bella sorpresa, è stato un bel ritrovare Daniele dopo tantissimi anni, dopo oltre 20 anni, dopo che questi, ecco, essendo partito alle Cinematiche Caltagirone, è volato per i grandi palcoscenici di Londra, di Berlino, di Parigi, ma anche dei paesi dell'est, mi dicevi in Ucraina, in Romania, pare che una puntatina, oltre Ibiza e compagnia, Sì. Rimini, voglio dire, una puntatina anche in America non ha guastato per niente. Ecco, Sempre, questo mi ha fatto intanto tanto buonasera ai piacere. telespettatori e buonasera anche a lei, grazie sempre dello spazio che ci concede per questo argomento che può sembrare leggero, come diceva lei prima, a parte che Ecco, premetto queste sono le che immagini della io... serata Sì, e Daniele sì. Dignino alla console, diciamo. Sì. Diciamo che... Certo, musica missata di quella Sì, giusta e diciamo che tosta, parliamo devo sempre di un dire. DJ, nonostante ce ne siano tantissimi bravi, perché noi in questi anni abbiamo avuto la possibilità sia di avere un vivaio di giovani emergenti, di avere altri DJ di spicco, ma devo dire che Daniele è sempre un DJ che dà la sua impronta, perché anche in questo settore l'esperienza sicuramente gioca un ruolo importante. Quindi anche lui ho visto che ha apprezzato la massiccia presenza del pubblico, ha apprezzato il locale, ha apprezzato l'ambiente, ha apprezzato diverse sfaccettature della serata. Quindi anche lui è andato via soddisfatto.
di come è stato impostato il tutto. Diciamo che il sabato è un continuo crescendo di presenze, perché già da dicembre che stiamo attuando questo progetto, il sabato sta crescendo bene, le presenze, i consensi aumentano, le presenze aumentano. Niente, questo fenomeno si sta allargando, noi ne siamo soddisfatti per come si sta evolvendo un po' tutto il weekend, perché poi c'è anche il venerdì organizzato dall'associazione. E ora c'è anche il giovedì di cui parlo io, e la domenica. C'è anche il giovedì con questo aperitivo molto carino, c'è la domenica col caraibico che sta avendo i suoi riscontri. Diciamo che per quello che riguarda un organizzatore, quando si trova coinvolto in un progetto di un locale che parte da zero, come il nome poi, perché si parte così. Stiamo facendo un percorso, fino ad oggi possiamo dire un percorso giusto, corretto, adeguato, e lo dicono i riscontri, quindi siamo soddisfatti, speriamo di continuare, se non addirittura di migliorare sempre di più. Però voglio dire, la strada è giusta, la strada che abbiamo intrapreso è giusta, diciamo ai clienti dello zero che a mano ogni sabato il locale sta apportando altre novità, altre modifiche, stiamo migliorando anche sul piano dei servizi, perché abbiamo visto che a un certo punto non riusciamo, queste forse sono però immagini che legate alla domenica, non penso che Daniele Dignino Balli di Gruppo non le ha fatte, infatti vedevo alcune immagini, mi sembravano questo è Daniele Dignino. La pelata è sua, per cui come dicevo stiamo cercando di migliorare alcuni servizi, stiamo cercando di migliorare l'aspetto del bar in maniera tale da consentire uno smaltimento più veloce. Ecco, ora queste sono immagini di sabato, si vede anche un attimino l'affollamento. Assicuro che è a Caltagirone, vero? A Caltagirone. C'è l'insegna, si vede l'insegna proprio nello sfondo, quindi è Caltagirone, Sì, ma devo dire anche per noi è una sorpresa, perché noi noi da anni che facciamo, diciamo che siamo in questo settore, e il fatto che un locale che inizialmente era nato per un altro progetto, siamo riusciti a trasferirlo nella mentalità della gente, perché la gente comunque la mentalità che ha, che il proprio sabato lo trascorre nei vari locali come presserate, poi magari va a ballare in diverse discoteche, o se c'è un'iniziativa, un evento organizzato, o si va addirittura fuori, il fatto che questo locale siamo riusciti a fargli prendere questa piega, per noi è positivo, perché in questa maniera stiamo ancora oggi, dopo tanti anni, facendo sì che molta gente rimanga a Caltagirone piuttosto che andare fuori e rischiare non solo la patente, perché il danno di andare fuori non è solo la patente perché si guida in stato di ebbrezza, certo, ma la cosa più pericolosa, lo sappiamo, è quello di creare danni ad altri o addirittura danni alla propria persona. Quindi siamo contenti per come sta andando il locale, ma nonostante tutto stiamo in questa settimana già progettando su come apportare novità. Fra l'altro vi dico anche un'altra cosa, che è un'azienda importante nel campo della mondialità calatina, parliamo di un'azienda che distribuisce un marchio importante sul piano alcolici, ha già messo, diciamo, posto il proprio interesse nel locale, per cui prossimamente avremo anche un brand importante che andrà a sponsorizzare con le proprie promoter, con il proprio merchandising, con la propria presenza, ad arricchire il contesto dello zero. Quindi prossimamente ci sono altre novità, cui non ci fermiamo qui. Intanto io un'anticipazione mi è arrivata pare che il 1° febbraio ci sarà Gino Cosentino, sì, alla console del Punto Zero. Ecco, quindi diciamo che mi è parso di capire che i più grossi nomi dei DJ praticamente si avvicineranno nella console del Punto Zero, sì, il sabato, sì, sera. No? C'è Gino Cosentino, che è un altro DJ di gran lunga esperienza, a parte che ha una bellissima azienda perché si occupa di audio, luci ad alti livelli. Prossimamente avremo anche il piacere di avere altri DJ come Emiliano Grimaldi, che proviene da un'esperienza milanese al The Club, all'Hollywood di Milano. Avremo Marco Ingainero, un altro nome che in Sicilia orientale e a Malta sta facendo parlare di sé, ma non solo ora ma già da anni. Avremo diversi DJ, diciamo che stiamo puntando tutto sulle console, sulla musica,
sull'offerta di qualità, perché questo è importante. Accoppiando a questo però, e questo è un aspetto importante, accoppiando anche i giovani emergenti calatini, perché è giusto che da una parte loro si facciano la loro esperienza, certo, e abbiano il loro spazio, perché di bravi anche a Caltagirone stanno crescendo parecchi. Devo dire che questo è positivo per noi che lavoriamo in questo settore. Stasera doveva essere qui con noi Manuel Pintarolo, ma speriamo di averlo la prossima settimana, perché il Dominus, l'organizzatore delle serate latinoamericane della domenica sera. Ecco, ci sono delle immagini del senso, molto frequentato anche domenica sera con le varie scuole di latinoamericano. Oltre alla scuola di Manuel Pintarolo c'è la scuola di Comiso, una di Gela e poi ce n'è aggiunta una di Niscemi e di Gran Michele. Quindi l'appuntamento si rinnova anche questa domenica con Manuel Pintarolo e con tutte le altre scuole che aderiscono, diciamo, a questo progetto di serate latinoamericane la domenica sera, e credo che il quadretto è completo venerdì, sabato e domenica. Un bel calendario. A proposito di calendario, il punto zero, che sapete, ringraziamo perché sponsorizza anche attraverso la nostra emittente, ci ricorda che da giovedì scorso, ma si ripeterà anche giovedì, domani sera, giovedì 23, e come tutti i giovedì, a partire dalle ore 19, ecco, leggo testualmente, tutti i giovedì a partire dalle ore 19 al punto zero, Lounge Bar, parte l'appuntamento Happy Hour Italian Food, per togliere lo stress della settimana e per prepararvi al meglio al weekend calatino. Il punto zero Lounge Bar vi propone un immancabile appuntamento del giovedì con l'Happy Hour in Italian Style, dove potete gustare al tavolo bevande alcoliche o analcoliche, vini accompagnati da tantissime pietanze made in Italy, il tutto in un ambiente elegante e confortevole a lume di candela, con particolari giochi di luce, con comodissimi divani e soft music by Butan Bar. Parigi si è trasferita anche a Caltagirone, che contribuirà a rendere il vostro happy hour al punto zero Lounge Bar un autentico e paradisiaco momento di assoluto relax. Il menù della serata di domani 23 gennaio comprende fusilli al tricolore, involtini di insalata russa, parmigiana palermitana, insalata autunnale, crema alla gianduia e il dolce e stuzzicheria varia. Appuntamento al Lounge Bar di Punto Zero, Piazza Falcone Borsellino, a partire dalle ore 19, tutti i giovedì. Allora, ricordiamo, venerdì, Paolo. Venerdì sera ci sono due tributi band, uno del ZZ Top, eseguito dai Mamma Luisa di Catania, e l'altro tributo dei Cult. Sarà interessantissimo sentirlo. Sì. Sono una delle band storiche. Ci immergeremo negli anni 70 e 80. 70-80, diciamo. Quindi è anche un buon modo per la nuova generazione di far scoprire un po' gruppi che hanno fatto la storia della musica. Questo venerdì sera a partire dalle ore 21:30. Ma il Lounge Bar sarà aperto con l'Happy Hour e con delle offerte su alcuni prodotti fino alle ore 22:30, sì, se non vado errato, fino alle ore 22:30, a partire dalle ore 21. Quindi si può fare un'apricena, come si chiama Peppe Venezia? Si chiama apricena questo, no? Sì, una apricena, un Happy Hour. Ecco, un Happy Hour, questi in apertura. In America proprio la fascia Happy Hour. No, ma anche perché, anche perché mi pare che il venerdì sera, l'indomani, qualcuno va a lavorare poi il sabato, no? Sì. Per cui non si può fare molto tardi, diciamo, ecco, tutto sommato anticipare le uscite di casa prima e trovare un posto dove si possa mangiare, gustare della buona musica, credo che sia una cosa. Poi l'appuntamento di sabato? Sabato sera abbiamo, proprio sabato sera avremo un DJ emergente calatino che è Ciccio Scelba, che io saluto, un ragazzo che ormai da anni che collabora con noi, ha fatto parecchia esperienza anche fuori nella mondanità siracusana. Nel contesto stiamo preparando anche delle videoproiezioni, perché al discorso musicale uniremo un seguirsi di immagini adeguate per trasmettere o comunque creare un'atmosfera di un tema sempre diversificato.
Niente, stiamo, come dicevo prima, stiamo ampliando anche la zona esterna, perché abbiamo capito che fuori abbiamo bisogno di spazio come dentro, perché c'è questo comodissimo spazio esterno dove la gente, anche coperto. Se piove, coperto, anche se piove, riesce tranquillamente a sostare. Niente, quindi questi sono l'appuntamento sabato sera. Sì, l'appuntamento del sabato sera, che devo dire, ripeto, che ormai sta richiamando, io ormai di settimana in settimana, come ormai succede comunque da tempo, ma succede in un periodo, e lo volevo spiegare, perché solitamente gennaio è il periodo post festivo dove si ci rilassa, dove la mondanità va in relax. Invece devo dire che quest'anno stiamo lavorando bene, stiamo... E la crisi questa? Ma è la crisi, ma proprio la crisi porta la gente a avere quelle 2 ore, 3 ore di svago, certo, perché anche se ci sia la crisi... Poi la particolarità, dire, mi pare che sia la tranquillità, la serenità anche degli ambienti che si... Sì, 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 devo dire l'ambiente, che l'ambiente... le persone, voglio dire... L'ambiente, ma anche, diciamo, trascinati anche dalla musica. Infatti Ciccio Scelba, in arte Smile, lui ci tiene che si dica, sta preparando una scaletta dove farà, diciamo, percorrerà un percorso musicale che va sempre da qualche anno, da qualche anno precedente ad ora, forse anche un po' una parentesi rock durante la serata. Bene, poi domenica a partire dalle ore 21 la serata latinoamericana animata da Manuel Pintarolo con le varie scuole di Comiso, di Gela, di Gran Michele e di Niscemi. Mi pare che ci sia aggiunta anche questa settimana quella di una scuola di Piazza Armerina. Bene, allora vi ringrazio, buon lavoro ancora. Noi vogliamo dare un messaggio, anche se poi si va contro noi stessi, contro quelli che facciamo questo lavoro. Mi raccomando, ragazzi, bevete sempre, ma responsabilmente. Questo lo dobbiamo dire, lo dobbiamo dire, perché prossimamente il partner che ci sponsorizzerà le serate, ci darà supporto, ci tengono che ci sia un'educazione anche in questo. Per cui veniteci a trovare, vi aspettiamo al punto zero, Piazza Falcone Borsellino, adiacente il centro team, o comunque lo spazio alimentare. Formica, spazio alimentare, biancheria. Biancheria, perfetto. E quindi ricordo ancora una volta, ma perché è così, tutti i giovedì a partire dalle ore 19 al punto zero, l'appuntamento con l'Happy Hour Italian Food. Tanta aggettivazione, tutte superlative, tutte issime, e comunque il menù della serata di giovedì 23 comprende fusilli tricolore, che piacciono molto al presidente Berlusconi, questi e non solo, l'insalata, gli involtini di salata russa, la parmigiana alla palermitana, l'insalata autunnale, la crema alla gianduia come dolce, alla stuzzicheria vai. L'appuntamento ogni giovedì a partire dalle ore 19, l'ambiente è quello giusto. Grazie, grazie a Peppe Venezia, sì, grazie a Paolo Di Natale, grazie a Gaetano Schembri. Grazie a lei. Brevissima pausa pubblicitaria, ritorniamo subito dopo.